Allora, grande novità di quest'anno anche sui Pile, giusto? Quindi abbiamo questo R1R, super morbido, leggerissimo, incredibilmente traspirante, con una trama che non si era mai vista prima. Sì, di fatto quest'anno sarà un anno di novità Full 20. Abbiamo deciso anche di rivisitare, o meglio di ampliare, la gamma di Pile tecnici, quindi accanto allo storico, perché ricordiamo che la primavera appena passata l'R1 ha compiuto 20 anni, a fianco al nonno R1 nasce l'R1 Air. È un fleece molto particolare, chiaramente fatto con materiale riciclato. La peculiarità innanzitutto è la trama, che richiama il nostro capilene Air, quindi il nostro intimo metalana e metasintetico. Questa trama ha anche il vantaggio di facilitare la traspirazione, quindi di fatto risulta un pile super traspirante, ma soprattutto molto morbido. La caratteristica, questa sua principale caratteristica, cioè l'altissima traspirazione, lo rende il pile per attività super aerobiche per antonomasia. Non a caso in questo manichino è rappresentata una configurazione trail running invernale. Chiaramente, appunto, per queste sue caratteristiche è un capo eccezionale anche per lo sci alpinismo, piuttosto che tutto ciò che comprende, appunto, come dicevo prima, l'alto impatto aerobico. Il fleece, sia per uomo che per donna, è disponibile sia col cappuccio, con la chiusura come al solito molto molto asciutta, quindi comodo da utilizzare anche come sottocasco o come se fosse un vero e proprio berretto. La versione mezza zip è una versione, se vogliamo, un po' più, che strizza un po' più l'occhio al cittadino, una versione girocollo sia per l'uomo che per la donna. Come dicevo prima, non va a sostituire l'R1 classico, ma semplicemente si posiziona come un capo ancora più leggero, ancora più traspirante rispetto all'R1. Colorazioni? Allora, sono la versione Udi, è disponibile in due colorazioni, sia da uomo che da donna. La versione mezza zip, se non ricordo male, sono quattro colori sia da uomo che da donna, per tornare a tre colorazioni la versione girocollo. Comunque ci saranno sia nuance piuttosto tenui, per, appunto, come dicevo, per strizzare un po' l'occhio al tempo libero, piuttosto che colori molto aggressivi come l'arancione o il viola, per rimarcare l'anima alpinistica e l'anima tecnica del capo. Marco, grazie mille per tutte queste descrizioni, soprattutto per la disponibilità. Un'ultima domanda, non so, forse la più difficile, all you need is? Mountain. Mountain.